Il Perugia, la Serie B, la Juventus, Under 23 e la svolta da regista. Il centrocampista della Juventus Under 23, Filippo Ranocchia, nelle 5 curiosità di Juventus News 24. Il legame con Perugia. Ranocchia cresce calcisticamente nella scuola calcio Montemalbe. Da qui il salto a 12 anni nel Perugia, dove compie tutta la trafila nel settore giovanile, fino all'approdo in prima squadra. La maturazione. Ranocchia compie il primo grande salto di qualità nella stagione 2017-2018, giocata da sottoetà con la maglia del Perugia Primavera. 19 presenze e 2 reti per il centrocampista. La Serie B come primo palcoscenico. Il 30 marzo 2019 Ranocchia colleziona la sua prima presenza in Serie B. A lanciarlo in campo è Alessandro Nesta, allora allenatore dei Perugini, che gli concede una manciata di minuti nella sfida contro Livorno a 17 anni e 10 mesi. Nel segno della Juventus. La Juventus scommette su Ranocchia nel gennaio 2019. Acquistandolo e lasciandolo poi in prestito al Perugia. Il primo contatto col mondo bianconero Ranocchia lo ha nella stagione 2019-2020 e lo fa con la Primavera di Lamberto Zauli. Una stagione positiva che lo porta al salto in Under 23 nel 2020-2021, sempre con Zauli in panchina. Centrocampista, ma non di nascita. Ranocchia è un calciatore adattabile in più ruoli del centrocampo. Non è questo però il suo ruolo d'origine. Da piccolo, infatti, veniva schierato come attaccante, ma è nel settore giovanile del Perugia che viene arretrato dalla posizione di trequartista fino ad arrivare al suo ruolo di riferimento, quello di regista. Filippo Ranocchia. Visione di gioco, facilità di tiro ed utilità. Diteci con un commento cosa ne pensate del centrocampista della Juventus e iscrivetevi al canale.